Nel 1992 arriva al cinema Scent of a Woman, Profumo di donna, film che vede protagonista uno straordinario Al Pacino. Per questa interpretazione, l'attore di Scarface vince l'Oscar come miglior attore protagonista. La pellicola, remake dell'omonimo film diretto da Dino Risi nel 1974 con Vittorio Gassman, racconta la storia di un giovane che si trova a dover occuparsi di un ex militare non vedente incattivito con il mondo e con il desiderio di morire. Leggi anche, Scent of a Woman sulla 7, ecco come Al Pacino è riuscito a imitare la cecità. Tra le scene memorabili del film, c'è quella che vede Al Pacino e Gabriella Noir ballare un tango mozzafiato. Scena che ha richiesto 2 settimane di intense prove e 3 giorni di riprese. Inoltre, per calarsi al meglio nel personaggio, non solo Pacino parlò con Gassman, che aveva interpretato quel ruolo nell'adattamento di Risi, ma frequentò 2 importanti associazioni di New York per persone non vedenti. Un lavoro bene fatto quello dell'attore, tanto da valergli l'unico Oscar della sua carriera a fronte di 9 nomination. Charlie Sims, di modesta estrazione sociale, frequenta un collegio esclusivo. Rischia però di non ottenere la borsa di studio per Harvard. L'amico non corre invece rischi, suo padre è uno dei finanziatori del collegio. Charlie, intanto, accetta di fare da accompagnatore per il fine settimana a Frank Slade, un colonnello cieco, beone scorbutico. Questi si porta il ragazzo a New York e con il suo aiuto decide di divertirsi. Remake del film di Dino Risi, tratto dalla novella di Giovanni Arpino Il buio e il miele. La sceneggiatura di Bob Goldman non è straordinaria. Pacino però ce l'ha messa tutta, guadagnandosi pure un Oscar.